perché non far tornare il reato di apologia del reato? Non dico col carcere, ma quando io l'altro giorno ho sentito che, io ho visto anche che c'era gente con i pugni chiusi ai funerali di Prospero Gallinari. Ma porca miseria, ma noi vogliamo, ci lamentiamo del sovraffollamento delle carceri e poi tolleriamo, perché quella gente lì andava quantomeno arrestata per un giorno. Come? C'è il funerale di un uomo che ha perpetrato tanti delitti, per cui gli italiani abbiamo pianto lacrime di sangue negli anni 70, lui e altri ancora, e c'è gente che per il suo funerale inneggia quei pugni chiusi, quasi si trattasse di un eroe. Ma che è morto un altro padre pugliese? Ma scherziamo! La famiglia dovrebbe essere già sufficiente per evitare le carceri, quando la famiglia funziona. Laddove non funziona la famiglia, per tutti i motivi che sappiamo, la società dovrebbe essere attrezzata attraverso la scuola, attraverso il buon funzionamento, soprattutto etico, dei massimili e quant'altro sappiamo, dovrebbe essere abbastanza attrezzata per poter un po' operare questa opera di prevenzione. Le carceri si possono, come dire, sfollare laddove c'è un'opera di prevenzione, soprattutto al giorno d'oggi, attraverso l'opera educativa, diseducativa, secondo dei punti di vista, dei mass media. Sto facendo un esempio un po' provocatorio. Se ogni parolaccia in più che si dice alla televisione, chi la pronuncia, fosse multato, non dico di 1000 euro, ma di 50-100 euro, la televisione non diventerebbe, non sarebbe più scuola di parolacce. E se le parolacce poi ce le continuiamo a dire, passare da una parolaccia a un pugno non è difficile, passare da un pugno a 10 pugni non è difficile, passare da 10 pugni a un colpo di coltello, a un colpo di pistola diventa anche facile. Dopodiché c'è il carcere, ma il carcere si potrebbe evitare in mille altri modi, ci sono mille metodi di prevenzione. La struttura sanitaria funziona male perché manca la prevenzione nel campo sanitario, così come il campo sanitario è lo stesso il campo etico. Perché abbiamo le carceri sovraffollate? Perché c'è in crisi l'etica. L'etica non è un fatto di Vangelo o di Bibbia, l'etica è un fatto antropologico. Aristotele è un filosofo che è, diciamo, uno dei più grandi geni che siano mai esistiti. Ha scritto due libroni così sull'etica, e Aristotele non conosceva il Vangelo, non conosceva Gesù Cristo. Se non vogliamo osservare il Vangelo, ma almeno leggiamoci i grandi filosofi del passato, vediamo cosa ne pensavano delle virtù, dello stare in comune, della delinquenza, della violenza, della ragione, della convivenza umana e sociale. E siamo almeno uomini, con tanto di tradizione e di civiltà che abbiamo dalla Grecia, da Roma, da tanti altri popoli che sono venuti in Italia e che si sono trasformati grazie alla civiltà italiana. Ora che cosa dobbiamo dire? Che ce lo devono insegnare i musulmani l'onestà a noi italiane, così stanno a finire. Salve a tutti gli amici di Italia Regina e benvenuti a questa nuova puntata di Radiografia di un quartiere. Oggi prenderemo in esame la terza circoscrizione, che comprende quartieri con molte criticità quali Oreto Stazione, Villa Grazia, Falsomiele, Buonaggia, Belmonte Chiavelli. E qui con noi in studio il presidente della terza circoscrizione, Antonino Sant'Angelo. Presidente Sant'Angelo, buongiorno. Buongiorno. Le volevo domandare, qual è la situazione della terza circoscrizione? Diciamo che la criticità maggiore è quella su Vioreto, perché abbiamo la situazione del ponte Oreto che secondo me è quella che va evidenziata più in assoluto, perché
dico, stiamo parlando di un ponte che serve non soltanto la terza circoscrizione, ma tutta Palermo e lasciatemelo dire anche la Regione Sicilia, perché è una bretella interessante, è una bretella molto importante per la viabilità, per la gente che viene da fuori Palermo, perché è il collegamento fra il Viale Regione e la stazione centrale, quindi il centro. È Diciamo, l'ingresso della questo città, è potremmo. l'ingresso della città, bravo. E non ci presentiamo con un buon bigliettino da visita per chi viene da fuori. E poi per il resto, diciamo, ci sono criticità un po' dappertutto, un po' nei vari rioni, tipo il rione Falso Miele, che presenta un quadro non molto bello la situazione anche sotto il punto di vista di raccolta Rifiuti. rifiuti, perché diciamo sono delle zone che vengono un po' tralasciate, dico io, perché ho sempre sostenuto che ancora oggi nel 2013 esistono i quartieri di serie A e i quartieri di serie B, Fermo perché restando la competenza dell'AMIA, voi cosa certo. potete fare per contribuire a Ma migliorare la noi non situazione dei abbiamo rifiuti? nessun tipo di possibilità come contributo, non possiamo dare nessun tipo di contributo, tranne che quello di confrontarci con l'amministrazione centrale, che in questo momento, devo dire, non ha un buon rapporto con le varie partecipate, quindi anche l'AMIA. Qual è la sinergia con l'ente comunale? La sinergia con l'ente comunale, devo dire che da alcuni punti di vista è molto concreta, cioè nel senso che abbiamo molta disponibilità dai vari assessori e da parte del sindaco, però purtroppo non si riesce a far decollare sul benedetto decentramento. Se ne parla da tantissimo tempo. Diciamo che in qualche modo qualcosa sta iniziando a cambiare. Vedi anche l'elezione diretta del presidente, dove noi ci sentiamo più responsabili rispetto a Ma prima. avete effettivi poteri? No, assolutissimamente. In questo momento non abbiamo nessun tipo di potere. Noi siamo rimasti, le circoscrizioni sono rimaste uguali a prima, Quindi è un organismo vuoto, la bravissimo, circoscrizione. soltanto con una piccola differenza, che prima il presidente si votava all'interno del consiglio, adesso si vota in forma Lo vota il diretta, cittadino. lo elegge il cittadino. È già un passo avanti, È un comunque. passo avanti, ma Ma è non poco. abbiamo pochissimo, quasi niente, direi. Invece, per quanto riguarda la dispersione scolastica e l'edilizia scolastica, Allora, qual è noi la ci. situazione dei vari quartieri della Sì, sua sì, sì, sì. circoscrizione? Noi ci siamo attivati sotto questo aspetto e abbiamo fatto diversi incontri con i vari presidi scolastici e abbiamo, come dire, attivato una serie di iniziative che vanno in tal senso, nel senso di abbiamo partecipato pure a un progetto europeo che ci sta vedendo protagonisti in prima persona come circoscrizione. Diciamo qualcosa si sta facendo, però a dire il vero abbiamo pochissimi strumenti. La mobilità urbana invece, qual è la situazione? La mobilità urbana e dei servizi pubblici. Allora, i servizi pubblici in questo momento hanno delle pecche non indifferenti, nel senso che l'amministrazione, pur di risparmiare, ha tagliato la possibilità, o perlomeno ha tagliato diciamo alcune zone che venivano servite da autobus in questo modo, perché si sta cercando di risparmiare a tutti i costi, facendo subire in qualche maniera tutto questo alla cittadinanza. Perché La dico. domanda sembra ovvia, però in quartieri quali Villa Grazia, Falso Miele e Bonaggia, soprattutto la criminalità è molto alta. Voi come collaborate con gli organi competenti? Non collaboriamo con gli organi competenti sotto questo aspetto, però io quando mi sono insediato, io parlo di medico perché dico è l'unico strumento che noi possiamo avere per fare leva su tutti, ed è la presidenza della circoscrizione. Io quando mi sono attivato ho cercato di contattare tutte quelle associazioni che vanno e lavorano sotto questo aspetto. E stiamo portando avanti delle iniziative anche con loro stessi per cercare di coadiuvare e mettere a disposizione quello che noi abbiamo, cioè soltanto, dico, soltanto le strutture, dopodiché non possiamo fare altra La cosa. situazione dal punto di vista urbano, dell'urbanistica, come qual è? L'urbanistica, niente, ancora non abbiamo nessuna linea guida da parte dell'amministrazione centrale, anche se
ci arrivano delle notizie che si stanno attivando sotto questo aspetto. Dovrebbe passare come potere alle circoscrizioni, però dico ancora, non abbiamo nessuna. Invece per quanto riguarda l'edilizia scolastica. L'edilizia scolastica, qui è un'altra piaga diciamo, notevole del Consiglio Comunale, dell'amministrazione centrale, perché in mancanza di fondi lei mi insegna che possiamo fare tutti bei discorsi, belle parole, però poi alla fine non si riesce ad intervenire proprio per mancanza di fondi. E la dispersione scolastica, il discorso è uguale? La dispersione scolastica sì, purtroppo ahimè è uguale, perché dico senza organi che vanno a controllare tutto questo, ma è soltanto una cosa che dipende dai presidi scolastici, soltanto a dipendenza dei direttori. Ma cosa ci Non, vorrebbe per rendere effettivi i poteri delle circoscrizioni? intanto, secondo me ci vorrebbe una sinergia anche con le parrocchie, cosa che devo dire purtroppo, ahimè, anche sotto questo aspetto non ho avuto disponibilità. Perché noi abbiamo tentato, noi ad esempio, vi porto un esempio, noi abbiamo fatto delle manifestazioni per Natale dove volevamo coinvolgere tutte le parrocchie. Dico, ci siamo subito arresi perché due delle parrocchie, diciamo significative all'interno del nostro territorio, ci hanno chiuso le porte. E come mai? E non si capisce questo, non riusciamo a capirlo, mi dispiace dirlo, ma purtroppo non dovrebbe funzionare così. Non lo C'è un capiamo per appello che vuole quale fare come ultima, come motivo. conclusione? L'appello che voglio fare è di aprire le porte a tutti, anche le parrocchie stesse, se vogliamo dare una linea guida all'interno delle circoscrizioni anche sotto questo aspetto, e principalmente dico io, perché senza questo non avremmo come dire, nessuna collaborazione da parte di nessuno, di aprire le porte, proprio le parrocchie devono essere mettersi a disposizione degli enti istituzionali. Bene, ringraziamo il Presidente Sant'Angelo, io vi Grazie saluto e vi rimando al prossimo appuntamento con ora di quel che è in quartiere. Arrivederci.